tutti, Devanatura vi dà il benvenuto in un nuovo video e bentornati sul canale. Visto il grande interesse che ha suscitato il video del recupero del mio cimbidium, ho deciso di farne un altro sul fantastico mondo delle orchidee. Nel video di oggi vi mostrerò il mio metodo di coltivazione di una Vanda cerulea, il suo posizionamento su zattera, ma anche gli errori che ho commesso nei primi 2 anni del suo acquisto. Appena l'acquistai, la posizionai subito su un tronchetto per acquari che già possedevo, sapendo che la Vanda aveva bisogno di avere le sue radici libere per aria e non costrette in un vaso. Capii quasi subito che c'era qualcosa che non andava. Subito, si fa per dire, passò quasi un anno. La pianta non cresceva. Le radici sembravano secche. Allora, senza spostare dalla sua posizione la pianta, la ricoprì completamente di sfagno. La situazione sembrava leggermente recuperata, ma solo in apparenza. Le radici della pianta crescevano a stento e quelle più forti uscivano da ogni buchetto che riuscivano a trovare. Fu allora che capì che lo sfagno non andava posizionato al di sopra della pianta, bensì al di sotto. Volevo recuperare la situazione a tutti i costi. Stavolta però decisi di raccogliere il verde e profumato muschio del mio giardino. Parente alla lontana del secco sfagno. Fu subito un'esplosione di vita per entrambi. Muschio e orchidea hanno iniziato a crescere vigorosi sul tronchetto. In soli 7 mesi la pianta è cresciuta del triplo rispetto ai primi 2 anni. Nel corso di questi mesi è cresciuta a tal punto da dover essere legata con un ulteriore nastro. E oggi andremo ad aggiungere dell'altro muschio e accompagnare le radici al di sopra, così da renderla più stabile. Quindi più che un posizionamento è un riposizionamento, ma è pressoché la stessa cosa. Adoro il muschio. È uno di quegli organismi che io definisco magici. In estate sembra completamente secco e senza vita. Eppure all'arrivo delle prime piogge autunnali rinverdisce sotto i nostri occhi. E anche la pianta lo gradisce molto. Riesce a mantenere quella umidità costante ma non eccessiva necessaria alla Vanda. Devanatura consiglia di non buttare mai vecchi collant, poiché risultano perfette per legare le radici delle orchidee su zattera. Appoggio il muschio al tronchetto e lo faccio aderire con una leggera pressione. Sistemo le radici sul muschio come più mi piace, sempre rispettando la loro posizione naturale, cercando di non piegarle troppo. Lego entrambi con i collant. Io utilizzo i collant perché non voglio assolutamente provocare dei danni alle radici della pianta, come potrei fare con un filo di nylon. Inoltre i collant sono elastici e permettono di inserire le radici con molta facilità. Man mano che le radici cresceranno, andrò ad eliminare i larcetti. La pianta si sosterrà da sola, dato che, come molti già sapranno, questa è un'orchidea epifita. Predilige climi freschi, ma non risente affatto di qualche ora di sole. Ama la luce più di ogni altra orchidea, infatti la collocazione della mia Vanda è proprio contro la finestra. La Vanda cerulea è anche conosciuta con il nome di orchidea blu. Vorrei raccontarvi il perché mi ritrovo con un'orchidea di questo tipo, ma questa è un'altra storia e rischierei di fare un video troppo lungo. E quindi questo è tutto. Scrivetemi nei commenti se gradite i video sulle piante e volete che io ne faccia più spesso, o lasciatemi un piccolo like per farmelo capire. Non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui miei video. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Anzi no! Prima di salutarvi, volevo dirvi un'ultima cosa.
Per quanto riguarda le bagnature, vaporizzatela pure ogni qualvolta ci passate davanti, ma se non volete bagnare tutto come me, immergetela nell'acqua per qualche minuto, ogni 4-5 giorni ora che fa freddo, e quasi tutti i giorni d'estate. Ciao!